corse saltate, utenti infuriati, almeno 10 conducenti assenti, disagi e ritardi nel trasporto pubblico locale, ma Seta assicura che solo il 2% delle corse non è stato garantito. Gli autisti lanciano l'allarme, siamo sotto organico. Tessere elettorali oltre 2.000 duplicati sono stati richiesti dall'inizio dell'anno all'ufficio elettorale di Via Beverora, aperto anche domani dalle 7 alle 23. Elezioni in tempo reale con il gruppo Libertà. Aggiornamenti sulle elezioni sul sito liberta.it, lunedì diretta di Telelibertà dalle 15 e martedì speciale del quotidiano Libertà. 'Ndrangheta Piacenza, 5 arresti, finiti in manette 5 condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. L'associazione aveva ramificazioni in 6 province, tra cui Piacenza. Incappucciati colpiscono in 3 ditte a Caorso, razzia notturna tra giovedì e venerdì ai danni di 3 aziende, bottino di diverse migliaia di euro, imprenditori esasperati. President, applausi per la ricerca, successo per lo spettacolo Divertirsi fa bene alla salute. Protagonisti i medici di oncoematologia e la comicità di Ale Baldi.